quella è per riserva. Okay. D'accordo? Diciamolo comunque. Questa è la seconda volta. Sono pure i crocchetti di però. Va bene. Sì, ma mettiamo anche qua le domande. No, i crocchetti ce li lasci a noi. Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo qua in un video molto particolare e che penso non tutti si aspettavano. Siamo con una persona, in particolare ora ve la faccio conoscere. Intanto voglio ringraziare Luke perché comunque anche grazie a lui che ci siamo potuti mettere in contatto. Qua mi ha apparecchiato con supplì, crocchette, pizze, che si è fatta una certa, è l'1:40, perché questo video lo stiamo rifacendo, perché Destino ha voluto che la prima che abbiamo fatto si è corrotta, lui è tornato indietro, io sono tornato a prenderlo con mio fratello e Cribbio, siamo di nuovo qua. Allora, quindi adesso vedete anche una certa sintonia, perché prima abbiamo parlato eccetera eccetera, quindi secondo me viene una intervista molto più fluida rispetto a prima. Come ridico prima, lui non è stato forzato a dire nulla, se non vuoi rispondere a delle domande non rispondere, se vuoi aggiungere delle tue cose personali aggiungile, d'accordo? Perfetto. Una cosa che voglio dire innanzitutto è che quello che è accaduto è la prima e l'ultima volta, perché come ho detto a lui ci potevano essere delle conseguenze legali. Prossima volta che succeda una cosa del genere non staremo qui a fare un video, mai nella vita. Quindi denuncia ai carabinieri e denuncia con gli avvocati. Fatta la premessa, ciao, come ti chiami e quanti anni hai? Mi chiamo Luca e ho 18 anni. Ok, ciao Luca. Senti un po', ma io ho fatto delle domande, rifaccio più o meno quello che ho detto prima. Ho fatto delle domande, però cercheremo di andare più liberi, tranquilli. Quindi, perché sei qua, Lu? Cioè, dice, perché stai qua? Perché stavo a Romix e ho fatto, diciamo, un brutto scherzo. Esatto, diciamo anche una cazzata, perché adesso tu sei... lui è educato, perché mo ci stanno l'altri, quindi evita di... No, ha fatto una cazzata. Ok, che cosa hai fatto? Dillo, perché questa prima, non la... vedi, è già una cosa in più. Che cosa hai fatto? Ho lanciato un cornetto con Nutella in faccia a Ciccio. Diciamo anche due. Diciamo anche due. Mi ci dici cosa ti ha spinto? Perché io si gira su internet, no? Anche partito da me, bullismo, eccetera, 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 eccetera. In realtà, nel tuo specifico caso, che cosa è stato? Allora, stavo io a Romix con un gruppo di amici miei e volevamo fare uno scherzo, cioè non. Non era una cosa sul bullismo, non era queste cose qua. Anche io seguo Ciccio e Joker che stava facendo le riprese. Sta a mangiare come la merda, raga. Pizza che patate, cose. Vabbè. E non era assolutamente, cioè, cattivo come cosa. Cioè, voi l'avete pensata più come uno scherzo, no? Ti vengo in soccorso io. Tu l'hai pensata più come uno scherzo, però non è stato proprio così in fin dei conti, no? Lui l'ha capito. Però insomma hai fatto quello che hai fatto, quindi tu praticamente hai detto che la cosa che ti ha spinto era uno scherzo organizzato con i tuoi amici. Quello che ci stiamo chiedendo è perché l'hai fatto due volte, cioè perché sei venuto la prima volta e poi anche la seconda volta. Allora, eravamo andati là, l'abbiamo fatto a te perché noi l'abbiamo visto, sai, cioè appena entriamo a Romix c'eri te là. Esatto. All'entrata del padiglione stavi te là. L'abbiamo fatta a te, poi siamo ritornati a un altro youtuber, solo che stavi un'altra volta di là, io e okay. I miei amici, cioè tu sei ritornato là sempre dai ragazzi là, siamo ritornati, io c'eravamo sempre a Nutella, no? Siamo andati là e c'eri un'altra volta di là. Esatto. Io ho detto ai miei amici, no vabbè, cambiamo youtuber, cioè non scherzo, e invece che è successo? Che gli amici suoi l'hanno convinto a rifarlo nuovamente a me. Ora, riprendendo il discorso di prima, io vi dico una cosa. Ci sono gli amici che delle volte sono delle teste di cazzo, no? Come se lo sei stato tu, d'accordo? Non vi fate trascinare troppo, perché poi alla fine, sì, fallo, dai, è uno scherzo, fallo, ci divertimo, dai, fallo. Però poi quello che se avrebbe preso le conseguenze sarebbe stato lui. Quindi attenzione con gli amici. Allora, tu lo sai che potevi essere punito a livello legale? Cioè questo tu lo sai, ti è stato spiegato oltre me, no? Tu sei consapevole di questo? Ok. Per la tua famiglia, non vogliamo sapere la situazione perché sono ovviamente cazzi tuoi, ma per qualsiasi famiglia italiana questo cosa avrebbe comportato la tua famiglia in generale? Un bel
un bel problema, un bel problema. Ok. Cosa diresti a chi vuole emulare il tuo gesto dopo aver capito che è sbagliato, eccetera, eccetera? Tu cosa gli diresti? Di non farlo, perché sinceramente è una gran cazzata. Ok. Ragazzi, lui, almeno secondo me, poi te l'abbiamo anche spiegato, è stato molto fortunato, Luca, perché ha trovato me. Tu sai benissimo, e lo sai perché sei mio fan, che io spesso e volentieri su YouTube Italia vengo sempre dipinto come il testa di cazzo, il testa di merda, quello cattivo, quello che lo fa solo per i soldi, quello... Io sono dipinto da tanti youtuber come la merda della merda. Ora, tu hai avuto di conoscermi più di una volta, sia quando ti hanno portato da me, che cosa... Io ti ricordi più o meno che cosa ti chiesi? Ti ho detto per caso le parolacce? No, ti ho detto qualcosa quando... Io cosa ti ho fatto a te? Perché fai questa cosa a me? Esatto, i buttafuori mi dissero no, ma che te frega? Pure Roberto disse no, lascialo per... Io dissi no, per favore mi dici che cosa ti ho fatto, perché io voglio imparare. Te lo ricordi queste parole? Ok. Infatti, ritornandoci a questo discorso, cosa pensi di chi su YouTube, e questo ci distacchiamo leggermente da questo discorso tuo, chi fa flame, chi fa dissing, chi usa la parola cancro, chi sta lì sempre a rompere le palle al lavoro degli altri, no? Senza fare nomi. Tu che cosa ne pensi di tutta questa situazione? Cioè, è una cosa sbagliata, perché metti caso c'è un problema, incrementiamo ancora quel problema. Esatto. Noi prima ne abbiamo parlato, no? Se io voglio fare un video su YouTube dove parlo dei supplì, se a te non ti piacciono i supplì, perché dovresti fare un video dove dici chi fa i video di supplì è un testa di cazzo? Non ha senso, no? YouTube è proprio una cosa propria, ognuno può condividere quello che vuole. Ognuno parte i contenuti che vuole. Poi sta al pubblico decidere se guardarlo o meno. Sei d'accordo con me su questo? Perfetto. Tutto sto casino ovviamente ha creato grande hype, ha creato tantissime cose, e abbiamo dato una forza alla lotta del bullismo. Ti ricordi il destino, no? Che ne stavamo a parlare prima io e te. Il destino ha voluto che è successo questo, il destino ha voluto che ha incontrato me, il destino ha voluto che questa azione è stata messa sul bullismo, d'accordo? E abbiamo dato forza a tantissimi ragazzi. Anche se tu hai fatto una stronzata, grazie a me, grazie alla nostra interazione, abbiamo dato una grande forza al bullismo. Tu mi hai detto che c'è un amico che è grosso più o meno quanto me, d'accordo? Cosa ne pensi del bullismo in generale? Secondo te che cos'è il bullismo? Cosa pensi del bullismo tu? Io penso che sia una cosa sbagliata, anche perché il problema è che deve nascere, tu devi pensare perché quel ragazzo fa il bullo. Certo, assolutamente, perché noi già ne abbiamo parlato più di una volta. In realtà fra il bullizzato e il bullo, quello più debole è il bullo, d'accordo? Ma la sostanza è... Questo bullismo è giusto o sbagliato? Cioè, secondo te, che cos'è il bullismo? Che cos'è secondo te? Fare cattiveria a un'altra persona. Sostanzialmente è quello, perché spesso e volentieri si dice che fa del bullismo è perché ha problemi, d'accordo? E se la vuole cavare sugli altri, o semplicemente è solo cattiveria, poi dipende da tante cose, no? E ricollegandoci a questo discorso, ti ho fatto sentire una canzone prima che tu non la conoscevi, non dico di chi è perché non mi interessa, te l'ho fatta sentire. Secondo te quello può essere definito bullismo? Sì. O semplicemente sono io un coglione che dico me la prendo così perché sono scemo? Cioè, è normale se io ti faccio una canzone contro di te con delle determinate parole che... Ok. È bullismo. Ok. No, perché tu devi sapere che tante persone, tu lo sai, sei un mio fan, no? A me vengono parecchio addosso, infatti io pensavo che tutto questo odio prima o poi si potesse tramutare in qualcosa di più reale. Infatti all'inizio tutti pensavamo che tu fossi una persona di queste. Non lo sei, però potrebbe capitare, no? Cioè, se tu vedi l'influenza mediatica che hanno tanti youtuber, come io ce l'ho sui miei, come adesso io e te stiamo dando un bellissimo messaggio, c'è chi può dare anche messaggi sbagliati, secondo me, non trovi? Ok, allora le domande sono quasi finite e questa te la faccio dopo. Io ti voglio dire una cosa: lui ha avuto un grande coraggio ad affrontare tutto questo. Io già mi sono scusato con lui per il fatto di aver pubblicato. Ah, ecco,
chiudiamo così. Ti senti, l'hai fatte già diverse volte a me, ti senti di farlo anche pubblicamente? Va bene, fallo. Cioè, chiedo scusa a Ciccio di aver fatto sta cazzata qua. Insomma, sai che c'è, io ti ringrazio, ma le scuse dovrebbero essere forse un pochino più generali, sai, YouTube in generale, perché comunque tanti si sono sentiti colpiti e secondo me dovresti anche dirlo ai ragazzi che erano lì, perché hai preso un po' tutti, no? Ma io lo so che tu te lo senti, io glielo sto dicendo perché vedete, è un po' timido, magari la videocamera ti può dare un po', sai, quindi io... Cioè, te la senti di dire uno scusa generale, non sei obbligato, sì, però se te lo senti dentro dovresti dirlo perché è importante. Quando si sbaglia bisogna ammetterlo, semplicemente qua. Te la senti? Sì. Ok. Scusa, scusate a tutti ragazzi. Ok. Perfetto, questo è quello che tutti volevamo sentire, perché io, la prima volta che io ti ho visto, che ti ho detto? Tu non mi sembri un coglione, la faccia da criminale non ce l'hai. Mi dici perché lo hai fatto? Queste sono state le mie prime parole con te. Ok? Ragazzi, io tengo a sottolineare, lui è un bravissimo ragazzo. È la prima e l'ultima volta che però prosterò così tanto la mia mano, no? Già te l'ho spiegato, perché queste situazioni non devono ripetersi mai. E veramente io ti voglio ringraziare. Ti ringraziamo tutti quanti. Non ti preoccupare, per me è stato veramente un piacere. Ragazzi, quindi a lui lasciatelo perdere, assolutamente. Un'altra cosa prima di chiudere, infatti io già, come ho detto diverse volte, io sul fatto di Blue della spintonata mi voglio scusare, perché comunque l'azione fisica è proprio l'ultima delle cose, no? Però stiamo parlando che però se uno te lo fa uno, due, tre, quattro, in più ci si mette la questione del cornetto, l'umiliazione, tende a portarti a fare anche degli errori che però lo fai per istinto. Io, come ho detto tante volte su YouTube, faccio dei video molto di pancia, l'hai visti, no? Dove io mi incazzo, dove piango, ma perché io sono una... Allora, tu che mai... tu che mai visto sti giorni, no? Ci siamo visti stamattina, ci siamo visti adesso, ci siamo visti là. Sono tanto differente da YouTube, cioè ovviamente qua stiamo parlando con un tono abbastanza serio, abbastanza spiegativo, più intelligente possibile. Ma mi trovi così differente da YouTube? Sinceramente no. Allora io ripeto, perché poi le male lingue l'hanno pagato, gli hanno detto di certe cose. Questo l'hanno minacciato, l'abbiamo minacciato con le crocchette. Ok. Attenzione, aggressione con le crocchette. Allora, anzi, fai Simone, per favore, ci vai a prendere due cornetti con la Nutella, per favore. Cornetti con la Nutella. Secondo me quell'altro. Beh, oddio, pure questi, sai. Questi meglio. Secondo me sono pure meglio, c'è la crasta, c'è le cose. Allora, prenditi un cornetto, poi dopo se mangiamo il salato. Stavo a pensare, mo glielo spiacci con faccia, non glielo spiacci con faccia, sapete che c'è? Magnamoseli, famo un bel brindisi e te col cornetto alla Nutella e vaffanculo a tutto il resto, perché... Cin cin, amico mio, cin cin, questo... La Nutella se magna, e questo è più buono però. Molto più buono. Questo è il secondo anno cornetto, non resta, mangiamo. E poi fa fame, c'è fame. Quindi, signori, da me e Luca un abbraccio enorme, anche da Joker che sta seguendo la vicenda da dietro. Ora ovviamente lo chiuderemo in bagno, lo pisseremo di botte, così almeno stiamo a posto. Davvero Lu, è stato davvero un piacere. Fatto da il quarto bacetto di oggi. Non le fa più ste cose. Date retta a me, usate il cervello vostro, come nella vita reale anche su YouTube, perché YouTube è una vita parallela. Se ci avete degli amici che vi dicono delle cose, anche se sono amici, cercate di ragionare col vostro cervello, lui l'ha capito. E abbiamo fatto questa cosa per farla capire anche a voi. Usate il vostro cervello per tutto, per tutto. Quindi signori, un abbraccione da me e da Luca, ci vediamo in un prossimo video. Bella raga. Bella. Adesso non ha registrato l'audio, giuro che io qualcosa sfondo. Vedi, te ne vedo molto meglio questo. Va bene, ma ce l'abbiamo, usiamo l'audio di quello. Le camere, stoppa. No, è meglio questo, dico il video con un generale. Ah sì, probabilmente sì, hai capito quello che ti voglio dire? Probabilmente fuori, abbiamo affrontato molto fuori, meglio. Tanto mangio ancora. Abbiamo anche pure un po' di pesca, che c'avevamo. Immagini, ah, non stavo registrando.